In ordine, onorevole Presidente, al ripristino della democrazia parlamentare. La invito a indossare correttamente la mascherina, onorevole Sgarbi. Grazie. Ecco, anche di questo vorrei parlare. Prego. Che questo Parlamento è in ritardo storico sulla sua chiusura all'inizio, che non fu fatta, e sulle mascherine che fino al 20 aprile non sono state portate e oggi portiamo come emblema di un bavaglio inaccettabile. Ma volevo dare una buona notizia, perché non siamo ancora in ritardo su quello che occorre da dire ai cittadini, anche con la maschera, e rispetto alla possibilità di interloquire con il governo. In questo momento, alle ore 17, i dati della Regione Lazio ci indicano in modo molto positivo, Roma 1, ASL, non si registrano nuovi casi positivi. La prima volta dall'inizio dell'emergenza, zero decessi, 35 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Il dato è molto chiaro. Se vogliamo essere in ritardo anche per questo e portare la mascherina fino al 20 agosto, facciamolo. Ma diciamo ai cittadini che il coronavirus ha iniziato a morire finalmente e a Roma 1 non ce n'è più traccia. Quindi non capisco perché dobbiamo sempre misurarci con una soggezione rispetto ai dati forniti dal Comitato Tecnico Scientifico e non avere il coraggio di dire la verità, la verità, la verità su un'epidemia che se ne sta andando mentre noi siamo qua come nel Medioevo con delle mascherine che devo portare sul naso e sulla fronte. È ora di dire la verità. In merito a questo emendamento sarebbe un segnale di umanità che la maggioranza filogovernativa tenesse conto almeno del grido dei poliziotti in rivolta contro il governo, stanchi di perseguire gli italiani. Abbiamo visto delle multe grottesche a un signore a Mondello che per 5 volte ha fatto il bagno ed è stato multato con 300 euro per fare una cosa giusta che qualunque medico, e oggi la cosa è dichiarata in modo oggettivo, sa e dice perfettamente: stare con la mascherina all'aperto e non respirare all'aria aperta è grave per la salute. Il virus si diffonde all'interno delle case. Allora abbiamo dato delle indicazioni grottesche, insensate e multato persone e cittadini che hanno deciso di camminare, andare nei parchi riaperti, andare in bicicletta. 9 magistrati in Valle d'Aosta hanno indicato che non si può multare qualcuno che cammina in un bosco o in una campagna. Ora che noi dobbiamo multare fino a 3.000 euro persone che fanno una cosa giusta contro un governo di scienziati incapaci che hanno detto solo falsità, è contro natura. Non so come voterete, ma liberare gli italiani da multe che non vogliono fare neanche i poliziotti è un minimo di dignità che questo Parlamento imbavagliato deve dare. La difesa del provvedimento, della sua integrità morale e politica da parte del relatore è talmente insensata e formale che dovrebbe farci capire come i cittadini avranno buona ragione di guardare questo Parlamento come un Parlamento di netti che non sono pronti a capire le esigenze dei singoli individui, delle loro libertà elementari. E mi sembra per questo che sia giusto, rispetto alle attività di polizia presso i comuni che sono distolte per questa attività sanzionatoria di tipo inquisitorio, leggere quello che dicono i poliziotti nella loro precisa volontà di ribellarsi a quello che qua cerchiamo di normare. Essi dicono: oggi ci troviamo in una situazione in cui siamo trasformati in una quasi milizia, parola che dovrebbe ricordare cose importanti, costretti a perseguire i nostri concittadini non appena osano mettere il naso fuori dalla loro abitazione, a chiedergli di certificare la legittimità. La certificazione è un diritto, non un dovere, dei loro movimenti, a decidere se sono plausibili o meno. Devono decidere loro se è plausibile che io vada da una parte o dall'altra. Da ultimo persino a valutare se e quali siano i loro congiunti. A questo siamo stati ridotti noi eredi del corpo delle guardie di pubblica sicurezza. A questo è ridotta la nostra istituzione, la nostra gloriosa giacca blu, come uno straccio, oltraggiata e svilita senza che nessuno osi opporsi a questo esempio. Siamo noi! Non il rispetto di un provvedimento grottesco, caro relatore. Siamo noi a dover restituire dignità a questi poliziotti. E non dobbiamo difendere un provvedimento con il coltello fra i denti, come dice il signor Di Matteo. Dobbiamo difendere il buon senso e i cittadini. La nostra polizia
che negli ultimi 30 anni ha retto l'urto dei maniaci del federalismo tout court, che la volevano smantellata e posta ai sindaci degli anni 90. Quindi fanno anche un'indicazione politica. Chiedo di rispettare loro e, in nome dei poliziotti, della loro dignità, del loro decoro, rispettare i cittadini, della libertà di stare all'aria aperta senza che nessuno gli imponga di stare al chiuso dove il morbo si diffonde. La libertà e la verità devono prevalere sopra i provvedimenti grotteschi di un governo di incapaci. L'emendamento di cui stiamo parlando, che cerca di limitare l'obbligo di un'autocertificazione, è un emendamento che parla di una imposizione, la disciplina per la quale è obbligatorio autocertificare come un nostro dovere. Ma se andiamo a vedere come è nato il tema di cui parliamo, e cioè la disciplina del 4 gennaio del 68, le norme di documentazione sostitutiva, essa è interpretata come un diritto, una opzione, non un dovere. Se vogliamo autocertificare lo facciamo perché riteniamo giusto farlo, tant'è che in questo tema è detto che l'autocertificazione viene fatta sotto la propria responsabilità. Che senso ha dunque un documento pleonastico, insensato, impositivo, per dichiarare quello che posso dichiarare solo per la mia responsabilità e chi mi deve smentire? Inseguendomi, avendo col drone per vedere se faccio un bagno? Allora l'autocertificazione è contro i principi di legge, deve essere un diritto e non un dovere. Come la si interpreta qua nel giusto emendamento, si cerca di eliminarla perché è insensata. Lo spostamento è consentito perché uno ritiene che quello spostamento corrisponda a sue necessità, non deve dichiararlo a nessuno, nessuno deve obbligarlo. Questo credo che sia il punto cruciale e oltretutto oggi, che ripeto, non c'è un solo contagio in tutta Roma, andare avanti con la grottesca presunzione di situazioni di emergenza gravissima, straordinarie esigenze, è contro la realtà dei giorni. Cerchiamo di corrispondere ai tempi reali, di aiutare le persone, non di vessarle, multandole e obbligandole a fare cose insensate. Ecco perché io credo di dover risalire alla verità dell'autocertificazione come un diritto e non un dovere o un'imposizione che le milizie di Stato ci vogliono imporre.